L'ambizione porta tristezza. La benedizione dell'Eterno arricchisce ed egli non vi aggiunge alcun dolore. Proverbi, capitolo 10, versetto 22. Lucifero, prima della sua ribellione, era un angelo onorato ed eccelso, il cui onore seguiva quello dell'amato figlio di Dio. Il suo sembiante, come quello degli altri angeli, esprimeva affabilità e denotava felicità. La sua fronte alta e spaziosa indicava la sua potente intelligenza. La sua forma era perfetta, il suo portamento era nobile e maestoso. Una luce speciale risplendeva sul suo volto e brillava intorno a lui con più fulgore e bellezza che negli altri angeli. Tuttavia, Cristo, l'amato figlio di Dio, aveva la preminenza sopra tutto l'esercito degli angeli. Era uno col Padre prima che gli angeli fossero creati. Lucifero era invidioso e geloso di Gesù Cristo. Eppure, quando tutti gli angeli si inchinarono davanti a Gesù per riconoscere la sua supremazia, la sua grande autorità e il diritto di governare, Satana si inginocchiò con loro, ma il suo cuore era pieno di invidia e odio. Perché Cristo dovrebbe essere onorato e non lui stesso? Mentre era ancora in cielo, Lucifero pretendeva di avere il primo posto come autorità e come unico potere. Voleva usurpare il posto di Dio e il dominio del cielo. E a tal fine ha convinto molti angeli a passare dalla sua parte. Quando il ribelle è stato espulso dal cielo sulla terra, volle continuare la sua opera di ribellione. Attraverso la tentazione dell'autocompiacimento, Satana provocò la caduta dei nostri progenitori e da quel momento fino a oggi l'ambizione umana, l'autogiustificazione e i desideri egoistici hanno provocato la rovina del genere umano. Colui che ha come obiettivo principale la propria gloria non godrà della grazia divina che permette di acquistare le ricchezze più nobili e le gioie più profonde. Colui che si affida completamente a Cristo e vive per Lui vedrà compiersi questa promessa. La benedizione del Signore fa arricchire, i nostri sforzi non vi aggiungono niente. Proverbi, capitolo 10, versetto 22.